Fiat Regata, prodotta dal 1983 al 1990, era la berlina di classe media degli anni 80 secondo la casa di Torino. Avrebbe dovuto andare a competere contro la tedesca Audi 80, disegnata da Sergio Sartorelli per il centro stile Fiat. Oh, è lo stesso Sartorelli che ha disegnato la 126, non so se mi spiego. Il nome deriva dal fatto che l'avvocato sponsorizzava la barca a vela azzurra e aveva il pallino della vela. Nel 1983 la azzurra fu la prima sfidante italiana all'America's Cup. Gli anni 80, sotto al cofano, motori diesel e benzina per tutti i gusti. Una curiosità, le versioni disponibili per i mercati stranieri avevano una T in più nel nome. Era la Fiat Regatta. In inglese si scrive così. Forse le più ricercate sono le versioni Riviera. Erano quelle o con l'aria condizionata o col tetto apribile di serie. Presente anche in versione Weekend per quelli che avevano bisogno di una capacità di carico maggiore. Secondo me ha ancora il suo fascino. Voi che dite?